15 marzo 1987, la 22esima giornata di campionato, allo stadio di San Siro si affrontano Inter e Juventus. Lancio di oggetti dagli spalti che vanno a colpire il portiere dell'Inter Malgioglio. Partita che viene ritardata per qualche attimo proprio per consentire le cure mediche al portiere dell'Inter che gioca al posto di Walter Zenga. Vediamo le formazioni delle due squadre in campo: Malgioglio appunto, Calcaterra, Baresi, Piraccini, Ferri, Mandorlini, Fanna, Tardelli, Altobelli, Matteoli e Garlini. L'allenatore è Giovanni Trapattoni. Per quanto riguarda la squadra bianconera, in campo con Tacconi, Favero, Cabrini, Bonini, Brio, Scirea, Soldà, Manfredonia, Serena, Platini, Laudrup, l'allenatore Rino Marchesi. L'arbitro l'abbiamo visto all'inizio, Agnolin di Bassano del Grappa. Azione di Ferri in area di rigore, cade a terra, tutto regolare. Grande bordata di Piraccini dalla distanza con Tacconi che para sicuro. Il rinvio di Tacconi, poi Platini ispira questa azione di Laudrup, la conclusione ancora del giocatore francese che termina abbondantemente a lato della porta di Malgioglio. Risponde l'Inter con Beppe Baresi, il cross, manca il colpo di testa Altobelli che poi si rifà con un sinistro che però termina alto. L'azione di Mandorlini, il cross del libero nerazzurro, il colpo di testa di Altobelli, la traversa e poi ancora Piero Fanna che ribadisce in gol ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. La sostituzione al 31esimo del primo tempo, entra Briaschi al posto di Laudrup che abbiamo visto uscire dal campo. Questi è Garlini che proprio all'altezza del calcio di rigore manda in porta un bel pallone parato da Tacconi. La reazione bianconera, il cross è un bel colpo di testa e palla a lato. Ancora l'Inter con un'altra percussione offensiva, Fanna, il gol di Piero Fanna, 42esimo minuto del primo tempo, Inter in vantaggio contro la Juventus nel classicissimo derby d'Italia. Piero Fanna ex di turno, ce ne sono parecchi, ricordiamo lo stesso Marchesi e Trapattoni. Juventus che tenta di riacciuffare il pareggio con questo calcio d'angolo battuto da Vignola. Platini si incuna in area di rigore, molto determinata ma non troppo la difesa dell'Inter, che infatti si fa sorprendere da questa conclusione che è stata operata da Briaschi. Ancora la Juventus con Cabrini, bello il cross del terzino sinistro, nessun pericolo per la porta di Malgioglio, Fanna, esce Tacconi, libera ancora la difesa bianconera, Juventus in difficoltà, vediamo un'azione di Matteoli, salta molto bene Scirea, il tiro di Matteoli, la respinta di Tacconi, Garlini, gol! 30esimo minuto della ripresa, gran gol di Garlini propiziato da un'azione di Matteoli, Inter che vuole incrementare il vantaggio e Juventus che verrebbe raggiunta in caso di vittoria nerazzurra in graduatoria a 28 punti. Juve che si fa pericolosa nei minuti finali. Vediamo ancora l'arrembaggio della squadra bianconera che culmina col gol di Serena. Inter batte Juventus 2-1.